fondere o diffondere tutte le arti, così come le cose si fondono nella vita reale. Che dici, Fabio? Ci siamo riusciti, Fabio. Com'è stata questa esperienza, Fabio? E che cosa un artista, cosa si aspetta nella quotidianità? Perché in mezzo a noi tanti hanno vocazioni che spesso vengono sublimate, vengono diciamo represse da una società che è prosaica, dai tempi che sono prosaici. Ecco, cosa ha bisogno di un artista? O cosa può fare un artista? Tu hai collaborato con questa operazione, no? Cosa hai da dire? Ecco. Allora, buonasera a tutti. Sono emozionato anch'io, quindi lo premetto. È una mia prima uscita questa ufficiale e ringrazio Cettina per avermi dato questa possibilità di essere conosciuto un po' di più di quello che facevo io. Insomma, lei mi ha conosciuto in un cortile, quindi forse quest'estate ci ritorno tranquillamente. Innanzitutto per me è importante l'umiltà e non subito magari immaginarsi non so che cosa, anche quindi nell'esprimersi fotograficamente, artisticamente. Bisogna, quello che almeno sto accorgendo con la mia stessa esperienza, insomma, che bisogna lavorare sodo. Con Cettina è stato un piacere, mi ha cercato, mi ha trovato e l'intesa è nata subito. E infatti quello che lei ha scritto è già vissuto, io lo stavo vivendo e già l'avevo vissuto, quindi fotograficamente, cioè, senz'altro, tu con le parole e io fotograficamente, quindi ci siamo incontrati ed è stato, diciamo, un feeling artistico. E spero per la sua crescita poetica, insomma, che il libro vada bene, per me di riflesso, diciamo. Comunque sia, sì, quello che sottolineo, insomma, bisogna avere molta umiltà e lavorare sodo anche per dei piccoli progetti come questo che possono diventare grandi. Sì. D'accordo. Grazie Fabio, grazie ancora. Volevo aggiungere qualcosa sulle foto, sulla tua tecnica. La tecnica di aggiungere, cioè di aggiungere delle immagini, di sovrapporre al reale un'immagine. Mi raccomando, non usare la parola fotoritocco, perché... No, assolutamente, è arte. Di contaminare, se si può dire la parola esatta, ecco, la realtà, comporre. Infatti quello che mi ha colpito in Fabio, quando io ho visto quel quadretto della cattedrale, quindi immobile, la pietra arenaria con i riflessi dorati, con sotto questo campo di grano. Allora è da lì che poi dopo ho iniziato a pensare chiederti questa collaborazione, perché quel grano per me rappresentava l'abbondanza, la speranza, una rinascita per Noto, per l'attaccamento al paese dove sono nata, perché sempre ogni anno quando torno d'estate vorrei vedere Noto sempre in una veste più rinomata, più conosciuta in tutto il mondo, per il patrimonio artistico. E quindi volevo appunto realizzare un qualcosa che sia come, non so, una speranza di futuro. Allora ecco che ho cercato questa collaborazione, perché ci sono molte foto dove nel libro si vedranno, dove l'immagine composta dà senso alle parole, è come una speranza, un sogno. Anche la foto della copertina, come diceva Giovanni Stella, la foto del cappello è la fantasia che vola, e leggendo anche le mie parole, cioè ogni immagine è come se insieme abbiamo fatto come un quadro, cioè chi leggerà? Infatti chi mi conosce fotograficamente senz'altro non dico che mi esclude, ma mi ritiene più artista che fotografo. Sì.
a me piace comunque sia partire da una buona base fotografica, poi dopo va bene, magari creo qualcosa in sovrapposizione come hai detto tu, o creando magari effetti come quello della copertina, e comunque sia, diciamo, c'è una, come si dice, un passato, un trascorso pittorico nelle vedo mie... Io ti voglio ringraziare qua davanti presenti per la foto, la casa dell'anima. La casa dell'anima, come scritta con le mie parole, e quell'immagine, come l'hai realizzata tu, sembrava di vedere veramente quello che io con le parole ho immaginato. Quindi la foto ha realizzato il mio sogno, l'immaginazione che io avevo con le parole. Ti ringrazio ancora Fabio. Grazie. E ti ringrazierei per ogni foto, però non voglio dilungarmi. Grazie. Anzi, rinnovo l'invito a Cettina, che magari il prossimo, io vorrei fare un libro, ecco, quindi io ti manderò, io ho i cassetti pieni di pensieri, no? Che io ancora no, non però, voglio. Dobbiamo fare al contrario, così come mi sono adoperato io fotograficamente cercando di adattarmi le tue parole. Tu mandi le foto e io cerco le poesie, i miei pensieri. Come diceva Giovanni, insomma, poi... questa volta dovresti esprimerti. Sì. Regolarmente guardando e poi coinvolgeremo ancora il nostro editore Urso e sottoporremo la nostra. Io volevo ringraziare Giovanni per l'introduzione, per io anch'io sì con, sono onorato anzi di ricevere anch'io. Grazie una veramente tale recensione, grazie ancora Giovanni, grazie a tutti.